My name is Mark Potenza. Mark Potenza. I am a doctor and professor of psychiatry, child study and neuroscience at Yale School of Medicine. Per gli adolescenti alla Yale School of Medicine. What is your role for gambling disorders or gaming? At Yale, I direct all'università di Yale, io sono responsabile di un centro di eccellenza proprio sulla ricerca fatta sul gioco d'azzardo. Ho più di 20 anni di esperienza in helping people with gambling problems. Nell'aiutare appunto le persone che sono affette da questi disturbi, questi problemi di gioco d'azzardo. Or their visitandoli family members e vedere anche quali sono appunto i membri della famiglia che sono colpiti in un contesto terapeutico. I also am on the board. Ma sono anche nel board, nel comitato of the National Council del Consiglio nazionale per i problemi e disturbi indotti dal gambling, dal gioco d'azzardo in the United States. Negli Stati Uniti. What is your specific research field where you're working, and what would you say are the results achieved? We have been studying studiamo appunto il comportamento del gioco d'azzardo nelle persone che hanno dei problemi legati a questo da circa 25 anni. Our research has used la nostra ricerca ha utilizzato tante diverse metodiche, dagli studi epidemiologici fino a dei trial di terapeutici, di trattamenti, fino appunto a delle misure dell'imaging cerebrale e fino alla genetica. What are the results that you have achieved with this research? We have achieved a number of results. Beh, abbiamo realizzato tanti risultati, anche se comunque c'è ancora molto da imparare. We have found that multiple abbiamo scoperto che dei trattamenti multipli farmacologici si sono rivelati superiori al placebo nel trattamento di persone che hanno appunto sono affetti da disturbi di gambling, di gioco d'azzardo. However, none have a formal ma nessuno praticamente ha presentato un'indicazione formale per le persone che sono affette da questo disturbo. As such, there is more work e quindi that needs to è per done. Questo che dicevo che c'è ancora molto più lavoro da svolgere. Currently, behavioral attualmente i trattamenti comportamentali, psychotherapies like cognitive behavioral therapy, come per esempio la terapia cognitiva, viene utilizzata in maniera molto diffusa in treating people with gambling nel trattamento problems. Di persone che sono affette, come dicevo, da disturbi di gambling. However, most people with gambling problems ma la maggior parte di queste persone never seek treatment. Non vanno mai alla ricerca di un trattamento, non lo chiedono. It's estimated that 10% si stima che il 10% o addirittura meno delle persone che hanno questi disturbi si fanno curare. Thus we are trying to è per questo motivo che stiamo cercando di ridurre le barriere che impediscono appunto a queste persone di iniziare una terapia, un trattamento. One current project c'è un progetto attualmente in atto is to che è quello di sviluppare un'app to deliver cognitive behavioral per dare therapy appunto una terapia comportamentale, come dicevo, cognitiva to people CBT, with gambling problems. A queste persone affette da questi disturbi. We are currently in the stage of interview. Adesso siamo appunto a livello di intervista. Intervistiamo le persone che hanno disturbi di gambling, di and gioco, e le persone che problems trattano le persone affette da questi disordini. To get an understanding e tutto questo perché vogliamo ampliare la conoscenza da questi soggetti in the current gambling context nel contesto attuale di gambling, di gioco d'azzardo, per appunto capire quale sarà la strada più utile. In the United States, negli Stati Uniti there have been changes ci sono stati cambiamenti with respect to gambling regulation a livello di contesto normativo per gestire il gambling, il gioco d'azzardo, and how people gamble, e quindi il modo anche in cui giocano. Such that we think it is infatti, secondo noi, a questo punto è molto importante raccogliere queste informazioni per questo motivo. For example, per esempio, in the United States, negli Stati Uniti, the US Supreme Court, la Corte Suprema degli Stati Uniti made a change, ha portato un emendamento, un cambiamento, that has allowed state, un cambiamento che ha consentito agli Stati di to legalize sports gambling. Legalizzare il gioco, però appunto nello sport.
This, in conjunction with certo, unitamente poi how people use al modo in cui their digital devices, si usano like i dispositivi digitali come gli smartphone ed altro, makes it easier, ecco, for people to rende gamble. Più facile alla gente di giocare. In this setting, our gambling helplines in the quindi United States, le nostre linee appunto di assistenza, le helpline negli Stati Uniti, in questo contesto are receiving more calls, stanno ricevendo più chiamate from people seeking help, persone che vogliono essere aiutate with sports gambling problems, con i problemi che derivano in questo caso dal gioco, dal gambling, per un campo sportivo. Thus we think it is particularly, ecco perché secondo noi è particolarmente importante for us to take these considerations, considerare questi aspetti into account, mm-hmm, when we are developing, soprattutto our app, quando svilupperemo e stiamo sviluppando adesso la nostra app. Congratulations, grazie.